Quanti sciocchi, secondo voi, si sono domandati perché le stelle non cadono dal cielo? Ma voi, che avete ascoltato il saggio, sapete che le stelle non si spostano né in su né in giù. Esse ruotano soltanto da est a ovest, seguendo il corso più perfetto mai concepito. Il cerchio. Poiché il cerchio domina i cieli, le stelle non sono mai cadute, né mai cadranno. Ma cosa succede qui, sulla Terra? Qui i corpi cadono e il loro movimento non è circolare, ma lineare. Guardate ancora. Guardate. No, lascia. Dunque, quale misteriosa meraviglia, secondo voi, si cela sotto la terra che costringe ogni singolo uomo, animale, schiavo e oggetto a posarsi lì? Quale può essere? La pesantezza, signora. No. Se solo potessi. Se potessi risolvere questo, soltanto un po' di più. Se arrivassi un po' più vicino alla risposta, allora potrei... Allora potrei andare felice nella tomba. Perché? Perché significa così tanto per te? Lo sai che adesso, proprio in questo istante, tutta la Terra forse si muove. E nessuno se ne rende conto. A parte te e me. Ah, credimi, signora, è meglio che nessuno se ne accorga. Ma tu davvero non credi che sia importante? Io non capisco perché insisti nel muovere la Terra su cui camminiamo. Tu l'hai visto cos'è successo sulla barca? Sì, certo, ma questo non vuol dire necessariamente che la Terra si muova. Ma se invece lo fa? Ipazia, guardati intorno. Morte, orrore, distruzione. Se le stelle si muovono in cerchio, perché dovrebbero condividere tale perfezione con noi? Quindi non ci muoviamo. In cerchio. Non ci muoviamo? In cerchio. Non ci muoviamo in cerchio.